Buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda edizione del webinar di questa mattina che ha come oggetto la potestà regolamentare comunale e il regolamento Tari. Allora, il webinar di oggi è dedicato all'analisi degli elementi chiave del regolamento Tari, contenuto e articolazione, norme obbligatorie e facoltative, limiti per agevolazioni ed esenzioni, a partire dalla potestà regolamentare comunale in generale. E da quella in materia di entrate. A parlare con noi sarà, come annunciato tramite informativa via email, il dottor Ennio Dina, esperto IFEL in materia di tributi e fiscalità locale, che salutiamo. Buongiorno. Allora, io chiedo a tutti gli utenti un primo feedback audio-video in maniera tale che possiamo partire direttamente senza alcun problema. Vi segnalo che potete utilizzare la chat per comunicarci eventuali disfunzioni di tipo hardware. Vi invitiamo a non utilizzare utenze multiple perché queste potrebbero generare problemi di eco, per cui attenetevi a utilizzarla solo su un computer. Il materiale informativo del webinar di oggi sarà online a partire da domani sul sito IFEL, nel canale formazione, nella sezione materiali didattici. Comunque vi invierò a più riprese tramite la chat il link diretto per poterli scaricare. Vi faccio soltanto una precisazione per quanto riguarda i quesiti. Oggi il dottor Dina diciamo che affronterà alcuni quesiti che sono stati posti durante il webinar precedente in base all'argomentazione, per cui durante la sua esposizione alcuni casi verranno trattati. Quindi vi invitiamo più che altro oggi a inviarci dei quesiti che abbiano comunque carattere generico, in maniera tale che si possano affrontare, per cui le tematiche un po' più specifiche, diciamo, verranno trattate in maniera differente dalla diretta. Io comunque adesso non mi dilungo, lascio la parola al nostro relatore e auguro a tutti una buona giornata. Prego, dottor Dina. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar, seconda edizione. Io aggiungo solo due cose di carattere generale. Prima di tutto che io sono esperto IFEL, però ho lavorato 35 anni nel Comune di Genova in posizioni a un certo punto dirigenziali, mi sono occupato per gli ultimi 20 anni di tributi e di entrate. E da quando fortunatamente sono riuscito ad andare in pensione ho continuato a collaborare con IFEL, comunque collaboro con ANCI e poi con IFEL da circa ormai 25 anni, occupandomi, ahimè, sempre di questi argomenti. Volevo dire che, ecco, vi chiederei la cortesia, ripeterei la cortesia che ha chiesto chi mi ha presentato, cioè chiederei di fare quesiti, di porre quesiti di carattere generale e soprattutto specificatamente legati al tema dei regolamenti. Perché qui eventualmente chi ha quesiti specifici o di argomento specifico li può inviare a IFEL, a cui verrà risposto in tempi tecnici abbastanza brevi. Infatti aggiungo anche che chi ha fatto domande molto specifiche riguardante la Tari nel corso del webinar precedente riceverà risposta nell'arco di un paio di settimane. Sempre da IFEL, ma direttamente perché non penso che sia utile trattare argomenti molto dettagliati in questo incontro. Invece, appunto, per quello che riguarda le risposte su temi generali, molte domande probabilmente hanno anticipato la mia trattazione la volta scorsa, comunque vedrò di approfondire proprio l'argomento nel momento in cui arriveremo al punto interessato. Chiedo la vostra pazienza. Io ho voluto anticipare un pochino il tema del regolamento Tari, un tema abbastanza, spero, interessante per voi, con alcuni aspetti di carattere generale, perché credo che per tutti noi, a cominciare dal sottoscritto, sia abbastanza utile ragionare un attimo proprio sulla potestà regolamentare comunale, per capire bene cosa si può prevedere nel regolamento, cosa non si può prevedere e quindi poi questo applicarlo in maniera specifica con la normativa di settore alle tematiche che riguardano i tributi e in particolare la Tari.
L'indice infatti sarà la potestà regolamentare comunale in generale, la potestà regolamentare comunale in materia di entrate, quindi il riferimento obbligatorio all'articolo 52,2 del decreto legislativo 446/97, poi quali sono i limiti costituzionali alla potestà regolamentare e gli altri vincoli all'utilizzo, e poi in particolare entriamo nel regolamento TARI con contenuto e articolazione, le norme obbligatorie, le norme facoltative, i limiti per agevolazioni ed esenzioni, che sono un tema che ho visto che interessa a molti. Quindi cerchiamo di essere veloci su questa prima parte, che però credo che sia abbastanza utile ricordare. Cioè la potestà regolamentare dei comuni trova origine nella Costituzione, quindi diciamo che anche se non c'è una fonte diretta nella Costituzione, però la Costituzione stessa dice che i comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Poi l'articolo 4 della legge, qui scusate c'è un errore che non abbiamo corretto nonostante ce ne siamo già accorti l'altra volta, della legge 2013, stabilisce che in attuazione del dettato costituzionale i comuni e province e le città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare. Quindi la potestà statutaria, questo credo che sia ormai abbastanza affermato, tutti i comuni hanno un loro statuto e poi quella dei regolamenti. Il potere normativo, poi qui c'è anche un'estensione, forse ovvia, però che è stata abbastanza opportuna, esercitato anche dalle unioni di comuni, dalle comunità montane e isolane, soprattutto quando queste entità esercitano funzioni associate, no? Quindi che in realtà deriverebbero ai comuni. Poi va ribadito che la potestà normativa degli enti locali va comunque collocata tra le fonti di rango secondario. Il regolamento quindi ribadisce la norma, la disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei comuni, delle province e delle città metropolitane, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità secondo le rispettive competenze. E qui c'è un aspetto che direi che è un po' quello essenziale, cioè in cui da un lato si dice che c'è un'autonomia regolamentare, chiaramente autonomia regolamentare limitata e disciplinata dalle, oltre che dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, però le leggi dello Stato ne assicurano i requisiti minimi di uniformità, quindi che non dovrebbe, quindi in realtà la norma statale, entrare in aspetti di dettaglio, ma dovrebbe solo garantire un trattamento omogeneo a livello nazionale dello svolgimento delle funzioni comunali. Quindi, questo è un po' in questa slide, cerchiamo di porre appunto quali sono i principi. Le leggi non possono dettare disposizioni dettagliate, dovendosi limitare a delineare la cornice normativa entro cui le scelte organizzative dell'ente locale trovano attuazione. Questo è il principio. Poi ci sono norme sui regolamenti anche comunali, sono contenute negli articoli 3 e 4 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, sono norme che dettavano già un po' gli stessi concetti, però sono state superate dalle modifiche alla Corte introdotte dalla Carta Costituzionale e dalle relative leggi attuative. Entrando nel particolare, quindi abbastanza rapidamente, in materia di entrate, io credo che prima, per capire la cornice in cui si svolge questa potestà regolamentare, bisogna inquadrare anche un attimo l'autonomia finanziaria dei comuni. L'articolo 119 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 3 del 2001, prevede che i comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome e stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, sia pure in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Credo che soprattutto in armonia con la Costituzione, credo che sia fin ovvio e banale ripeterlo, credo che l'elemento importante sia questo secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica del sistema tributario.
Quindi questo vuol dire, già richiama, che i comuni hanno un'ampia possibilità di applicare, quindi di decidere come applicare i propri tributi, pur nel rispetto di questi principi. Quindi il fatto che ci siano dei principi vuol dire che non dovrebbero esserci, e quindi conferma anche il principio generale di potestà regolamentare dei comuni, non dovrebbero esserci norme di dettaglio. Questi principi in realtà, come vedremo nella interpretazione della Corte Costituzionale, diventano estremamente importanti, perché sembra in realtà non ci sono leggi che lo Stato non ha mai deciso di fare norme di coordinamento della finanza pubblica del sistema tributario. In questo modo ha determinato due aspetti estremamente rilevanti. Il primo, che ci interessa relativamente e che però tutto sommato ci tranquillizza, dice che in realtà le regioni non hanno potestà normativa nel campo dei cali. Qualche regione ha provato a fare norme in campo di tributi locali, queste norme sono state annullate, abrogate dalla Corte, le aggiudicate illegittime in contrasto con la Costituzione, in quanto non rispettose dei principi di coordinamento, in quanto la Corte Costituzionale ha ritenuto che gli attuali tributi vigenti sono tributi locali ma determinati dallo Stato, e quindi solo lo Stato può modificare i principi fondamentali. Quindi finché non ci saranno i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che dovranno prevedere i diversi livelli di governo della fiscalità locale, resterà il principio che le leggi che istituiscono e che fissano i limiti costituzionali dei tributi locali devono essere fatti da leggi statali, non da leggi regionali, anche se, come sappiamo, le leggi regionali sono di pari rango con le leggi statali, però in questo caso manca la competenza, cioè la potestà concorrente prevista dalla normativa. Importante, anche se oggi non ci riguarda, inoltre dispongono di compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio, quindi per garantire. Ecco, qua l'altro principio del quarto comma, che è estremamente importante, anche se dico oggi non ci interessa direttamente, è che le risorse derivanti da tali fonti e dal fondo perequativo istituito dalla legge dello Stato devono consentire ai comuni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Principio che non so fino a che punto sia stato sempre rispettato dal potere legislativo, in quanto non dovrebbero esserci norme che vadano a minare, o perlomeno sarebbero in contrasto con la Costituzione, le norme che vadano a minare questo principio, quindi che vadano a togliere ai comuni risorse in maniera tale da non consentirgli di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. In realtà, come dicevo prima, qui viene ricordato dalla slide, purtroppo non c'è stato ancora l'intervento di coordinamento. In realtà il legislatore, quindi, non ha, in realtà è intervenuto, la necessità di disciplinare a livello legislativo gli aspetti fondamentali dell'imposizione, definire l'ambito, sempre necessariamente delimitato in forza appunto della riserva di legge in cui potrà esplicarsi la potestà regolamentare degli enti medesimi, definire il rapporto fra legislazione statale e legislazione regionale per quanto attiene alla disciplina del grado primario dei tributi locali. Quest'ultimo punto, come abbiamo visto, è stato deciso in assenza delle norme di coordinamento, le regioni non possono intervenire sui tributi locali. Per quello che riguarda i due ambiti, in realtà diciamo che è intervenuta, forse addirittura anticipando il concetto che l'ha stabilito dalla Costituzione e dalle interpretazioni che ne ha dato la Corte Costituzionale in diverse occasioni, con l'articolo 52,2 del decreto legislativo 446/97. Anche qui vi chiederei un attimo, chiedo solo un secondo di attenzione, perché è uno degli elementi fondamentali. Perché diciamo che i paletti alla potestà
regolamentare comunale in materia di entrate proprie sono quelli fissati dall'articolo 52,2, il quale dice che le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, quindi quelle di cui parliamo principalmente oggi, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, quindi presupposto impositivo, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi. Ora, qui la norma dice aliquota, chiaramente aliquota vuol dire anche tariffa, ovviamente, in maniera ampia il concetto di aliquota è appunto il contributo massimo che può essere chiesto al contribuente, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Come vedremo di seguito, ci sono poi, anche nella dizione estremamente ristretta, ci sono probabilmente e indirettamente altri limiti che la stessa Costituzione pone alla potestà regolamentare comunale. Però quello che vorrei richiamare è che direi, fermi restando questi tre punti e tutti, diciamo, gli elementi connessi, e questo altro punto che è abbastanza generico nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, per cui sarebbero teoricamente illegittime delle norme regolamentari che complichino la vita in maniera particolare ai contribuenti. Per tutto il resto il comune interviene, può regolamentare le proprie entrate, quindi per quello che riguarda tutti gli aspetti procedurali, direi sostanzialmente, il comune ha un'ampia potestà. Un esempio per dire qual è l'interpretazione che lo stesso legislatore ha dato a questa norma ci viene dalle modalità di pagamento, di versamento di IMU e TASI. Oggi parliamo, le cito anche se non sono l'argomento di oggi, perché capitano a fagiolo, come si può dire, cioè nel senso che proprio nel momento in cui il comune viene spogliato della sua potestà regolamentare per quello che riguarda fissare come le modalità di pagamento dei tributi, lo stesso legislatore ha scritto in deroga all'articolo 52,2 del decreto legislativo 446/97. Cioè la norma, adesso a memoria non ricordo esatto che articolo sia, quando dice il pagamento di IMU e TASI va fatta tramite modello F24 o col bollettino postale simile a F24, dice in deroga all'articolo 52, cioè il legislatore sa che interviene a modificare e a limitare ad hoc la potestà regolamentare comunale, in quanto lo stesso articolo 52,2 dice per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti, cioè la normativa di legge non ha rimane come elemento sussidiario al regolamento comunale, cioè se il comune non interviene a regolamentare la procedura o comunque i termini in cui è regolamentato il tributo, la gestione, l'applicazione del tributo, valgono le disposizioni di legge vigenti. Quindi possiamo dire che le norme di legge, fermo restando quello che riguarda individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, soggetti passivi e aliquota massima dei singoli tributi, e fermo questo divieto di creare adempimenti più onerosi per i contribuenti, poi esigenze molto generico, come dico, quindi di difficile interpretazione e applicazione, il comune può regolamentare tutto. E se nel caso in cui non intervenga con regolamento, ovviamente valgono le disposizioni di legge. Questo è un criterio che va ricordato perché molto spesso le norme di legge, invece che fissare i criteri fondamentali, intervengono anche in aspetti di stretta applicazione applicativa e procedurale, che vanno probabilmente al di là di quei principi generali e garanzie di uniformità che devono essere garantite. È
Ecco, l'articolo 52 prevede anche altri alcuni aspetti che sono abbastanza importanti, quindi che poi ovviamente sono collegati. I termini di approvazione ed entrata in vigore dei regolamenti, ci ricordiamo, quindi vi ricordo che anche non, io onestamente, non essendo più in prima linea in un comune, non seguo le cronache quotidiane, quindi vi chiedo scusa se è già stata approvata un'eventuale proroga. Si parla del 30 aprile per l'approvazione dei bilanci, perché il termine di approvazione per le modifiche per i regolamenti o per le modifiche regolamentari è quella della data fissata da norme di legge per l'approvazione del bilancio di previsione, e quindi anche l'approvazione del regolamento deve essere fatta entro la stessa data. In questo caso l'entrata in vigore è retroattiva al 1 gennaio dell'anno di riferimento. Un eventuale regolamento approvato successivamente entrerà in vigore al 1 gennaio dell'anno successivo. Poi c'è l'obbligo di trasmissione al MEF e di pubblicazione. Qui c'era stata una domanda al riguardo nel webinar precedente. Diciamo che mentre per quello che riguarda IMU e TASI c'è tutta una previsione di legge molto precisa, qui ovviamente c'è la legge, ma poi in realtà le modalità sono stabilite da una nota del MEF, la nota numero 24.674 del 2013, che prevede tempi e modi di pubblicazioni. In realtà la pubblicazione va fatta sul portale del federalismo fiscale, rispettando le procedure previste da questa nota. Mi lascia un po' perplesso il fatto che non sia stata fatta nel frattempo una norma di legge specifica, però d'altra parte, se vogliamo avere la garanzia che ci sia l'esecutività del regolamento, è opportuno rispettare i termini che sono stati fissati. Ecco, l'unica possibilità di controllo da parte del governo tramite il Ministero dell'Economia e delle Finanze è quella di formulare eventuali osservazioni se ritiene che il regolamento inviato violi i principi di applicazione dell'articolo 52 ed eventualmente può impugnare il regolamento al TAR chiedendone l'annullamento o comunque la modifica. Non risulta, onestamente, io vorrei fare un approfondimento con il Ministero per capire qual è la portata di questa, di esercizio di questa potestà. So che il Ministero scrive molto spesso facendo rilievi, però molto spesso a fronte anche di osservazioni poi evita di impugnare il regolamento. Credo che i casi di impugnazione non siano molto numerosi, ma sarebbe anche interessante poter andare a esaminare le casistiche. Mi riservo di farlo, eventualmente ne parleremo in un'altra occasione. Ecco, andiamo a vedere un attimo quali sono i limiti che indirettamente, pur sempre richiamati dall'articolo 52, prevedere sanzioni più elevate con presupposti diversi da quelle previste da norme di legge. Credo che questo sia abbastanza evidente. Poi derogare dalle norme sulla giurisdizione, comprimere le agevolazioni ed esenzioni previste da norme di legge, prevedere esenzioni oltre quelle di legge. Sulle esenzioni, mi ci soffermo un attimo anche perché è stato un po' un tema affrontato dai partecipanti al webinar precedente. Le esenzioni non dovrebbero esserci previsioni di esenzioni oltre quelle di legge, perché chiaramente introdurre delle esenzioni vuol dire andare a modificare la soggettività passiva. Cioè, se io prevedo che determinate categorie di utenti, di contribuenti, sono esonerati dal pagamento di un tributo, in questo chiaramente vado a delimitare in maniera diversa la soggettività passiva nei confronti di quello che è previsto dalla norma di legge. È un pochino diverso, ma poi eventualmente si può anche agire tramite lo strumento delle agevolazioni o riduzioni.
quello di poter prevedere eventuali esenzioni temporanee. Qui c'è stata anche una certa dottrina che ha detto che può essere possibile prevedere esenzioni temporanee estremamente mirate quando questo tipo di esenzioni tendono a incentivare comportamenti virtuosi o comunque desiderati e facenti parte del programma politico dell'amministrazione. Io ho sempre fatto un esempio, ho detto che anche nel mio comune, quando io ero responsabile dei tributi, ho dato parere favorevole di regolarità tecnica a una norma, per esempio, che prevedeva l'esenzione temporanea per alcuni mesi all'occupazione suolo con ponteggi per il rifacimento delle facciate in alcune aree della città di Genova, del centro storico, collegato, no, al fatto che Genova sarebbe stata città europea della cultura e quindi il comune voleva incentivare un abbellimento delle facciate del centro storico e quindi dava questa agevolazione che consisteva nell'esenzione. È chiaro che a fronte di un'eventuale obiezione si potrebbe dire invece che fare l'esenzione potrei fare un'agevolazione riducendo al 10 o al 5%, se non all'1%, il pagamento del tributo, però qui era un fatto se non altro di chiarezza, poi essendo una norma derogatoria ma molto limitata sia nel tempo che nell'efficacia e finalizzata all'ottenimento di determinati comportamenti da parte di incentivazione dei comportamenti da parte dei contribuenti, si può ritenere che sia al limite della legittimità, se non addirittura all'interno. Quindi bisogna prestare comunque attenzione perché le esenzioni non dovrebbero essere previste esenzioni oltre a quelle indicate dalle norme di legge, perché chiaramente si va a minare il principio della soggettività passiva, però si può ovviamente in maniera molto limitata e temporanea prevedere eventuali. Poi quello che ci possono essere è anche abbreviare i termini per la richiesta di rimborso delle somme indebitamente pagate o allungare i termini di decadenza e prescrizione stabiliti per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi. Qui poi ci sono alcune norme che in realtà sulle quali io stesso ho qualche perplessità, no? Cioè, è stato proprio uno sforzo di cercare di andare a vedere quali potevano essere ulteriori vincoli all'utilizzo della potestà regolamentare. In realtà non porre a carico del contribuente, questo l'ho trovato scritto da parte di un commentatore, quindi lo riporto pur non essendo completamente d'accordo, però su questo campo ovviamente ci vuole il massimo rispetto di tutte le posizioni che possono essere espresse al riguardo. Adempimenti più onerosi di quelli previsti dalla legge. In realtà questo il limite non è previsto da nessuna norma, perché come abbiamo visto l'articolo 52 parla in realtà di criteri di semplificazione, e quindi è un concetto diverso da quello di mettere adempimenti più onerosi, dipende cosa vuol dire poi adempimenti più onerosi. E su questo vedremo, c'è un ampio dibattito e ci sono anche diverse domande, ma ci torno quando lo affronteremo, sul discorso dello stabilire diverse scadenze per la presentazione della dichiarazione. È un adempimento più oneroso? Può essere, però diciamo che non è detto che sia soltanto un adempimento più oneroso, ma è una disciplina diversa in un campo in cui l'articolo 52 prevede la possibilità, prevede la potestà regolamentare. Ma dico, ci torniamo dopo. Poi rispetto alla tutela dei principi generali dell'ordinamento tributario previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente, anche questo chiaramente prevede alcune norme che devono essere obbligatoriamente previste nel regolamento, e rispetto dei principi fissati dal diritto comunitario. Qui onestamente sulla Tari non mi viene in mente, ma ti dico, ho cercato qui di affrontare il tema di carattere generale e non nello specifico soltanto del regolamento della Tari. Adesso, scusate, soltanto un secondo per prendere fiato e
parliamo regolamento Tari. Ecco, qui un primo ragionamento che mi è capitato di fare, non so se è capitato anche a voi, è quello se fare, ognuno poi avrà il regolamento che ama, nel massimo rispetto delle scelte di ciascun collega, se fare il regolamento integrale o il regolamento essenziale. Cosa vuol dire? Cioè, vuol dire regolamento integrale, vuol dire un regolamento in cui vengono messe, sia, vengono richiamate sia le norme di legge che le norme di regolamento. Quindi un regolamento che raggruppa in un unico provvedimento tutto quello che disciplina il tributo. Qual è il vantaggio di questo tipo di regolamento? Il vantaggio è che il contribuente, l'operatore che vuol sapere come il comune che ciascun comune come applica quel tributo, trova in un unico provvedimento tutte le norme che lo regolano. Qual è l'aspetto negativo? L'aspetto negativo è che ovviamente rischia di diventare un testo abbastanza lungo e abbastanza ampio, cioè nel senso che ci sono norme che forse si danno per conosciute, che vengono ripetute, richiamate, cioè non si fa che ripetere quello che c'è scritto nella norma di legge per quello che riguarda i temi su cui c'è riserva di legge o che si intendono comunque riportare e applicare come sono. E il secondo aspetto, che è un po' più pratico, è quello che ogni volta che viene modificata una norma di legge, e non solo non viene modificato il regolamento per volontà del comune, occorre fare un aggiornamento del testo. E quindi questo ovviamente richiede di rispetto di tutta la procedura, no, di approvazione, anche se sono norme di legge e quindi non dovrebbero provocare un dibattito o comunque un intervento a livello politico, è chiaro che il rischio che si riapra il dibattito sui contenuti del regolamento c'è sempre. Per chi ha esperienza in questo campo sa che basta anche una modifica di una virgola richiesta dalla legge che può innescare tutte le richieste di introdurre nuove norme, nuove agevolazioni, nuove previsioni nel regolamento. Invece, in realtà, il regolamento essenziale sarebbe invece il regolamento in cui il comune mette soltanto le norme regolamentari obbligatorie o facoltative che introdurre e porre, o dove ritiene di applicare in maniera diversa da come è prevista dalla legge alcune norme procedurali. Quindi, in questo caso, sarà un regolamento che, al di là di un richiamo generale dei principi di legge, potrà limitarsi a mettere soltanto le norme applicative. Qual è il problema di questo? Ovviamente è un testo molto più smilzo, è ovviamente per modifiche, ovviamente dovrà essere modificato non quando vengono modificate le norme di legge, ma solo quando o un provvedimento normativo prevede un intervento obbligatorio a livello di regolamento o quando l'amministrazione ritiene di modificare delle norme regolamentari. Quindi diciamo che è più semplice dal punto di vista gestionale. Il rischio è che chi deve utilizzare un regolamento rischia di doversi andare a vedere alcune norme sulla legge, alcune norme sul regolamento. E quindi questa è una scelta difficile. Io credo che alla fine forse la soluzione, io onestamente, anche per scelta personale, quando operavo all'interno di un comune, ho sempre scelto il regolamento essenziale. Oggi, ragionando un po' di nuovo sul regolamento, credo che al di là, forse perché non devo più preparare le delibere di modifica dei regolamenti, credo che forse un regolamento integrale forse sia migliore, proprio come miglior servizio nei confronti dei nostri interlocutori, anche se questo richiede poi una più fatica, no, nelle eventuali modifiche. Tra l'altro, io credo che anche il regolamento integrale debba essere fatto in maniera ragionata. Cioè, cosa vuol dire? In cui sia evidenziato in qualche modo, utilizzando corsivo e stampatello, neretto, abbiamo ormai possibilità grafiche molto ampie,
dove c'è le norme su cui c'è riserva di legge e dove invece ci sono, e che quindi sono norme di legge puramente richiamate dal regolamento, per cui un eventuale non aggiornamento in realtà viene giustificato soltanto dai tempi tecnici, senza che questo vada a minare la validità del regolamento, per cui se c'è una norma che è stata posta come richiamo di legge, è chiaro che nel momento in cui viene modificato, la modifica va intesa quasi automatica, anche se poi dovrà essere formalizzata, e invece evidenziando in maniera diversa quali sono le norme regolamentari, cioè quelle norme volute dal comune e che quindi fanno capo al comune stesso. Questo è un po' quello che io penso, però chiaramente è la massima libertà da parte di tutti di regolarsi come meglio ritengono, e soprattutto poi sono scelte che probabilmente sono già state fatte nel passato, in cui non è necessario ovviamente rivederla, almeno se non nel caso in cui si ritenga opportuno per motivi diversi rivedere complessivamente il regolamento della materia. Quali sono le norme di legge a questo punto che in un regolamento integrale andrebbero richiamate? Vabbè, ovviamente l'oggetto del regolamento andrà richiamato comunque anche nel regolamento essenziale, no? Dire che qui questo è il regolamento della parte TARI della IUC, no? Nel caso specifico, e che quindi dire che per quello che non è previsto dal regolamento si rimanda alle norme di legge nel caso in cui sia un regolamento essenziale, oppure dire in questo regolamento sono richiamate le norme di legge nel caso in cui sia un regolamento integrale. Nel caso di regolamento integrale ovviamente dovrà essere richiamato il presupposto impositivo. Siccome parliamo di regolamento TARI, può essere opportuno, non è obbligatorio, non è necessario, può essere opportuno, ma anche questa è una valutazione che ciascuno può fare, se oltre al richiamo delle norme di legge, prevedere, oltre che all'obbligo, no, dell'esclusione per inidoneità a produrre rifiuti o alla produzione di rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, prevedere qualche specifica casistica. Questo dico che sarebbe sostanzialmente una norma di carattere interpretativo, pur sapendo che non è sicuramente tra le competenze del comune interpretare le norme di legge, però può essere opportuno, soprattutto, anche se non vincolante, però può essere utile per chiarire quali sono le interpretazioni che il comune dà nell'applicazione di questa norma. Faccio un esempio per farmi capire ancora meglio. C'è il famoso discorso, per esempio, delle abitazioni vuote. Il principio è che le abitazioni vuote sono soggette alla TARI. Lo dice, l'ha ribadito in N sentenze, ormai direi che non è soltanto non è giurisprudenza prevalente, ma direi che è giurisprudenza costante della Cassazione, che ovunque c'è la possibilità di produrre rifiuti, i locali o le aree sono soggette a tributo. Per cui il fatto che non ci siano, che non ci sia arredo, che non ci sia nessun collegamento ai servizi a rete, né energia elettrica, né acqua, né gas, eccetera, eccetera, non giustifica di per sé, secondo la Cassazione, l'esenzione. La realtà è che nei rapporti con i contribuenti, perché teoricamente la Cassazione ha ribadito, scusate, finisco, in più occasioni, dicevo, per costante giurisprudenza, che nel caso di esclusione è il soggetto interessato che deve dichiararlo preventivamente e dimostrarlo. Quindi ci vuole o l'inutilizzabilità dei locali, o l'inidoneità degli stessi a produrre rifiuti, o nell'altro caso poi che producano rifiuti speciali non assimilati o rifiuti pericolosi. Quindi è chiaro che la posizione della Cassazione è in contrasto con l'esenzione di locali vuoti, però io ho operato per circa quasi 20 anni
una direzione entrate e quindi so benissimo quali sono i problemi dei rapporti con i contribuenti, per cui è lecito, io credo, dare un'interpretazione leggermente più ampia di qual è la casistica dell'inidoneità a produrre rifiuti per semplificare quelli che possono essere i rapporti con il contribuente. Ogni comune ovviamente sull'argomento si può regolare come ritiene più opportuno, non ci sono regole. Io in questo caso ho detto molto chiaramente qual è la posizione della Cassazione, ho detto altrettanto chiaramente che anche il sottoscritto, quando si è trovato a regolamentare questa questione, pur con molta rigidità, ha cercato di trovare delle soluzioni che permettessero di esentare le casistiche in cui era evidente il non utilizzo o comunque la difficoltà a utilizzare i locali. Sia chiaro che bisogna anche prevedere la possibilità di poter controllare l'effettivo non utilizzo, perché altrimenti diventa effettivamente la possibilità di concedere la possibilità di elusione al potenziale contribuente. Altra norma di legge che quindi può o meno essere richiamata nel regolamento è quello che riguarda i soggetti passivi con tutti gli aspetti connessi. Anche in questo caso nel regolamento può essere opportuno, soprattutto nel caso, al di là che tutti i soggetti che detengono o possiedono nei casi previsti i locali o le aree che producono rifiuti, ovviamente sono responsabili in solido. Anche in questo caso una normativa di dettaglio che chiarisca chi sono i soggetti che rispondono in solido o chi sono i soggetti che si ritiene che siano responsabili, comunque diciamo quelli che devono fare la dichiarazione o ai quali comunque viene intestato il tributo, può essere una norma anche questa di applicazione pratica, che ovviamente può anche non essere poi del tutto vincolante nei confronti del contribuente, il quale può, basta che rispetti le norme vincolanti di legge, poi in realtà non potrebbe essere sanzionato, ma che può rendere più, anche questo, semplificare gli adempimenti, quindi a rispettare i principi dell'articolo 52. Per esempio, prevedere in via di principio che nel caso di utenza domestica residente il tributo viene intestato comunque, al di là delle responsabilità in solido, all'intestatario scheda, credo che sia un aspetto pratico molto interessante. Tra l'altro su questo aspetto, io l'altra volta ho detto che nel regolamento del Comune di Genova, ma non è che sia una best practice, ma come si dice con una parolaccia in inglese, cioè una buona pratica. Però noi abbiamo trovato una soluzione che ovviamente è stata resa possibile da una serie di aspetti positivi esistenti nel mio comune, che era quella di avere prima di tutto una numerazione di tutti gli interni collegata all'anagrafe oltre che ai tributi, quindi di avere una identificazione di tutte le unità immobiliari abitative molto chiara e univoca, no? Con un via, numero civico, numero interno, in cui corrispondeva un soggetto residente, se c'era, e quindi anche un potenziale soggetto passivo dei tributi, perlomeno anche ai fini tributari. Dicevo che noi abbiamo previsto l'iscrizione automatica di tutti coloro che prendevano la residenza in un determinato immobile. Dicevo, questo è stato reso possibile da questo primo aspetto e anche dal secondo aspetto che noi per ogni immobile così identificato avevamo anche una scheda immobile con la superficie accertata in occasioni precedenti. Ovviamente questo, l'iscrizione automatica era gestita con due soluzioni con diverse soluzioni alternative possibili. La prima era quella che chiaramente se non c'era la scheda con la superficie veniva invitato il signore a questo punto a fornire i dati sulla superficie, oppure veniva fatto un accertamento in loco, no?
oppure con la produzione di piantina catastale o piantina quotata, ecco, con diverse soluzioni possibili, ovviamente in maniera bonaria nei confronti del contribuente potenziale. E secondo, che quindi l'imposizione veniva fatta nel caso in cui invece c'era la scheda con anche la superficie imponibile accertata precedentemente, ovviamente rendendo la possibilità di cui veniva informato nel momento in cui faceva l'iscrizione all'anagrafe, al cittadino veniva informato che era, veniva anche iscritto allora alla TARSU, oggi alla TARI, e che se aveva obiezioni su quello che erano i metri quadri previsti dalla scheda della sua immobile, poteva ovviamente chiedere la rettifica anche al primo accertamento, allora alla prima cartella che avrebbe ricevuto in sede TARSU. Quindi ovviamente è una norma che può essere prevista nel regolamento, può essere molto comoda da un lato, però può essere fatta solo quando ci sono tutta una serie di condizioni preventive che riducono la possibilità di incidenti o di contrasti con il contribuente al minimo. L'altro punto ovviamente è la base imponibile che deve essere ovviamente messa nel regolamento e quindi che chiaramente va richiamata quella di legge. Qui bisognerà, è opportuno anche in questo caso richiamare che il comune, oltre alla base imponibile che è costituita dalla superficie calpestabile, può in accertamento applicare la superficie catastale all'80%, fermo restando che ovviamente si tratta di una presunzione semplice, che quindi il cittadino contribuente potrà sempre chiedere la rettifica, ovviamente dimostrando che la superficie calpestabile è diversa da quella catastale all'80%. Richiamo sulle sanzioni. Ovviamente le sanzioni sono quelle di legge, ci possono essere ovviamente eventuali riduzioni aggiuntive, perché ovviamente il limite previsto dall'articolo 52 è quello dell'aliquota barra sanzione, barra tariffa, no? Diciamo che non possono essere chiesta una prestazione patrimoniale personale superiore a quella prevista dalla legge, però ovviamente possono essere previste riduzioni aggiuntive a quelle già previste e poi possono essere previsti ampliamenti dei termini del ravvedimento operoso. Qui mi è stato chiesto tra le domande, c'era ma in che modo? Il ravvedimento operoso viene previsto al massimo in un anno. Adesso non so se c'è stato con l'ultimo ravvedimento operoso, se sono stati ampliati i termini. Nulla vieta di dire che il ravvedimento operoso può essere anche effettuato nel secondo anno, nel terzo anno, sino ovviamente ai termini di prescrizione, perché chiaramente sarebbe assurdo che un contribuente in cui ormai il debito è andato in prescrizione chieda di fare il ravvedimento operoso. Ovviamente con termini sanzionatori che siano sempre più elevati, più aumenta il tempo che si vuole, in cui si vuole ampliare i termini di ravvedimento operoso quindi, e che comunque non superino il 30%, no, del tardivo pagamento, che è previsto dalle norme di legge, quindi chiaramente che rendano l'eventuale ravvedimento operoso interessante per il cittadino. Come dicevo, ho detto nella volta scorsa, chiaramente questa può essere una soluzione perché un cittadino quando riceve un avviso di accertamento, magari sul quinto anno, di 5 anni fa, si accorge che ha sbagliato, o sui metri quadri, o sulla rendita catastale, se parliamo anche di IMU. E quindi magari vuole anche pagare gli anni successivi, sapendo che comunque gli arriveranno gli altri avvisi di accertamento, e questo può rendergli meno gravoso il fatto di pagare già oggi il tributo, e magari così si toglie anche il dente, e per il comune quello che incasserà un pochino meno, sia in termini di sanzione che magari anche di interessi, però tutto sommato si evita il compito di mandare altri avvisi di accertamento e il rischio di fare qualche errore nella
si dimentichi di mandarlo, faccia male la notifica, eccetera, eccetera. Altri richiami di norme di legge, ovviamente, per chi fa il regolamento integrale, c'è la TARI delle istituzioni scolastiche statali, il tributo provinciale, quelli che sono i poteri del comune, no? Poteri di accertamento e di accesso, il contenzioso. Ma il contenzioso si può anche non mettere, qua sono tutte norme che ovviamente essendo di carattere generale. Ora, qui non l'ho detto, ritengo sempre opportuno dirlo, alcune norme, soprattutto quello che riguarda, no, per quello che riguarda il contenzioso e altre norme che vediamo, no, vabbè, che vedremo anche dopo. Dicevo, il comune potrebbe anche fare un regolamento generale sulle entrate tributarie, in cui raggruppare tutte le norme che sono omogenee tra tutti i tributi comunali. Per esempio, il contenzioso chiaramente è uguale per tutti i tributi comunali. Ci sono poi, per esempio, le norme, lo vedremo dopo, sul diritto di interpello, che sono uguali per tutti i comuni, gli interessi che vengono applicati, a meno che non si vogliano differenziare a seconda di un tributo, ma ritengo che sia discutibile, e le norme sugli interessi che vengono applicati sia in sede di accertamento che in sede di rimborso, eccetera, eccetera, sono tutte norme che potrebbero essere uguali per tutti i tributi, che possono essere messe o in tutti i regolamenti tributari o essere richiamate in un unico regolamento sulle entrate tributarie, che ovviamente però andrà richiamato per comodità anche magari con una norma conclusiva in cui si dice per quel che riguarda interessi, diritto di interpello, eccetera, le norme sono previste nel regolamento generale sulle entrate. Quali sono le norme obbligatorie di regolamento? Quindi a questo più non più norme di legge, qui entriamo anche nel regolamento essenziale, no? L'individuazione delle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili dei relativi magazzini. Qui c'è stata una norma introdotta in regime TARI che prevede che il comune debba individuare quelle aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili e i relativi magazzini merci in cui si producono sempre rifiuti speciali non assimilabili. Teniamo presente che si parla di rifiuti speciali non assimilabili e quindi non assimilati. Quindi ricordo che il comune deve comunque fare una delibera, avrebbe dovuto già fare da tempo, ancora in regime TARS, una delibera di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali, e quindi tutti quelli rifiuti che non sono stati assimilati, che non sono assimilabili, quindi sono quelli che sono fuori dai criteri di assimilabilità di cui alla famosa delibera al punto 1.1 di un famoso comitato dell'84, quindi quelli che non sono assimilabili e non quelli non assimilati. Comunque questa è una norma obbligatoria, devono essere individuate queste aree. Saranno casistiche molto particolari che possono riguardare appunto raffinerie, fonderie, no, locali in cui si producono soltanto rifiuti non assimilabili, che sono un numero estremamente ristretto che però il comune deve comunque prevedere. Io tra l'altro su questo argomento, visto che oggi non abbiamo il tempo poi nell'entrare nelle caratteristiche specifiche delle norme, anche perché ogni comune si deve regolare sulle proprie caratteristiche locali, vi rinvio, se volete vederlo, sia a quello che è stato scritto al riguardo nel volume dell'IFEL sul bilancio 2015 e anche a quello che ha detto al riguardo ANCI Emilia Romagna con una sua nota di lettura della norma, intervenendo anche purtroppo su un intervento del MEF non del tutto felice, perché il MEF riguarda una norma, una casistica molto particolare, è sembrato generalizzare la portata della norma, mentre la norma riguarda soltanto i rifiuti non assimilabili e quindi casistiche estremamente ridotte. Poi la disciplina delle procedure per il riconoscimento dell'esclusione per produzione di rifiuti non assimilabili o non assimilati,
Quindi anche qui non c'è solo, cioè è chiaro, l'esclusione c'è per legge, però, quindi fa la parte dei principi, diciamo, di soggettivi, del presupposto impositivo, però chiaramente siccome chi produce rifiuti, come è stato detto anche dalla Cassazione, chi produce rifiuti deve ovviamente dichiararlo preventivamente e soprattutto dimostrare che non produce rifiuti. Quindi dimostrare che avvia al recupero o avvia allo smaltimento i rifiuti a propria cura e spese. Qui, quindi, qua bisognerà prevedere una disciplina, prevedere le casistiche, qual è la documentazione che gli interessati devono produrre per intervenire, per avere diritto all'esclusione. Ecco, poi invece c'è un'altra norma che è estremamente interessante e che limita anche gli effetti delle due norme precedenti, che può essere applicata, cioè che deve essere applicata. Poi si può anche prevedere che non c'è nessun caso, però qui è una soluzione estremamente interessante in cui si vanno a individuare determinate attività produttive che si ritiene che possono avere una parte di aree in cui si producono rifiuti non assimilabili o non assimilati e che quindi c'è una riduzione in percentuale, no? Possono essere anche locali in cui diventa difficile andare a individuare le aree perché c'è magari, ci possono essere aree di produzione che sono anche aree di magazzino. Prodotti finiti, chiaramente che nelle aree di magazzino prodotti finiti non sono esenti, mentre magari l'area di produzione lo è, non sono facilmente individuabili anche magari perché possono essere modificate nell'arco di tempo a seconda delle esigenze produttive dell'azienda, si può prevedere delle forfettizzazioni della riduzione e in questo caso è chiaro che non vanno applicate le due norme previste ai punti precedenti, norme che devono essere previste, ma che sono escluse nel caso in cui si applichi la terza. Poi la metodologia per la determinazione della tariffa e la relativa articolazione. Qui chiaramente ci sono due soluzioni diverse previste dalla legge. Ovviamente il Comune col proprio regolamento può anche derogare da quelle che sono previste dalla legge perché fa parte della potestà regolamentare. Il problema è che va rispettato il principio. Qui ecco, forse il principio europeo c'è del chi inquina paga, no? E quindi le modalità possibili sono l'applicazione del 158 o l'applicazione di altri parametri rilevati a livello di produzione specifica per metro quadro di superficie rilevati a livello locale. Io ricordo a tutti che il 158 prevede anche la possibilità di applicare la tariffa sulla base di sistemi di rilevazione puntuale di produzione di rifiuti. Quindi la rilevazione puntuale di rifiuti non è che porti automaticamente all'applicazione della tariffa di natura non tributaria prevista dalla normativa Tari, può anche portare soltanto a una metodologia di applicazione del tributo basata sulle rilevazioni di produzione puntuale o simil puntuale della produzione di rifiuti. Poi andrà prevista la classificazione delle utenze non domestiche, sia facendo riferimento eventualmente al 158 o a una metodologia di tipo diverso, comunque che chiaramente è problematica per chi applica il 158, ma per chi non applica il 158 potranno esserci categorie di utenza diverse o più articolate di quelle previste dal 158, che comunque deve essere sempre prevista sulla base dell'uso dei locali o delle aree. Possono essere previsti sistemi anche più semplificati, mettendolo in normativa regolamentare come riferimento alla classificazione Ateco, no, della Camera di Commercio, così via. Ricordo però che questi sistemi comunque sono sempre sistemi
di presunzione semplice, cioè che sia il comune che l'interessato possono dimostrare che l'uso è diverso da quello previsto dall'iscrizione alla Camera di Commercio. Quindi non è, cioè, può essere un sistema semplice, comodo, perché permette di classificare il 99%, il 95% delle categorie, però ovviamente è sempre possibile dimostrare che l'effettivo utilizzo è diverso da quello previsto. Poi ci sono, io qua ho scritto obbligatorie barra facoltative, perché ovviamente il limite del fatto se sia obbligatorio o meno, è chiaro che la dichiarazione deve essere prevista, quindi è una norma obbligatoria. Qui sulla dichiarazione, ovviamente il modello di dichiarazione deve essere fatto dal comune, la legge prevede ad abundantiam che sia obbligatorio mettere gli estremi catastali. Io credo che al di là che sia obbligatorio per legge, che come ho già detto prima, secondo me cosa c'è nella dichiarazione lo decide il comune, la legge non può porre obblighi a carico del comune per quello che riguarda il contenuto della dichiarazione, perché fa parte della sua potestà regolamentare, però chiaramente il fatto di far mettere l'identificativo catastale ovviamente permette l'allineamento dell'individuazione dei locali tra Tari, IMU, TASI, ovviamente può anche permettere l'allineamento eventualmente con l'anagrafe comunale, e quindi ritengo che sia, non è obbligatorio per legge, ma è sicuramente opportuno e dovuto far mettere gli estremi catastali nella dichiarazione. Per quello che riguarda la data, qualcuno ha detto, qualcheduno in riferimento al webinar precedente, io poi ho il massimo rispetto del parere di tutti e quindi non sono sicuramente quello che ha certezze, però sono un paladino della potestà regolamentare comunale col buon senso. Per cui, come abbiamo visto nel caso precedente, la stessa Cassazione ha detto la dichiarazione per quello che riguarda l'esclusione di locali per produzione di rifiuti speciali deve essere fatta prima, perché il Comune deve essere in grado di controllare. Per cui la norma prevista dalla legge del 30 giugno dell'anno successivo non solo è una norma che è coercitiva, che quindi va a limitare la potestà regolamentare comunale senza prevedere la deroga all'articolo 52, ma soprattutto è una norma che non ha nessun buon senso. Perché non ha nessun buon senso? Primo perché chiaramente nel caso in cui ci siano dichiarazioni di cessazione, la stessa normativa TARSU, per chi la ricorda, prevedeva che la cessazione si aveva dal momento in cui si presentava la dichiarazione. L'eventuale retroattività si poteva avere dimostrando che nel locale c'era un altro soggetto, oppure che qualcun altro pagava al posto di chi si era dimenticato la dichiarazione, cioè per evitare la duplicazione del tributo. Quindi è chiaro che la dichiarazione di cessazione deve essere fatta immediatamente oppure in tempi estremamente brevi, perché deve consentire al comune di poter andare a controllare che effettivamente l'attività sia cessata, l'utilizzo dei locali sia cessata. Il fatto che la dichiarazione venga fatta il 30 giugno dell'anno successivo potrebbe determinare che ci sia da 6 mesi a un anno e mezzo da quando il fatto è avvenuto, con estreme difficoltà, se non l'impossibilità, di andare ad accertare che effettivamente i locali non siano stati più utilizzati o nella disponibilità del contribuente, con tutta una serie di, tra l'altro, di difficoltà non banali. Poi si può lasciare la facoltà da parte dell'interessato di dimostrare che lui non c'era più, con tutta la documentazione, con tutta la massima comprensione e disponibilità ad accettare qualunque tipo di prova, però la dichiarazione, soprattutto nel caso in cui, come vedremo per quello che riguarda il pagamento, andremo a vedere che per quel che riguarda il pagamento, per quello che riguarda il pagamento, si dice che il comune deve comunque dare la disponibilità per il calcolo del pagamento, addirittura mandare una comunicazione preventiva. E quindi chiaramente come si fa a mandare una comunicazione preventiva se la dichiarazione viene fatta un anno e mezzo dopo? Quindi chiaramente è una norma priva di senso. Io non credo che venga compresso, anzi, per
per rendere più agevole il compito e il rapporto con il contribuente, il fatto di fissare che la dichiarazione va presentata entro 60-90 giorni da quando avviene il fatto, sia una norma che agevola il contribuente, pur fissandogli ovviamente termini più ristretti previsti da quelli che dà la legge, che non sono comunque un adempimento più oneroso, anche perché qualcuno, se dice che c'ha tempo, poi magari se ne dimentica e quindi non fa neanche la dichiarazione, mentre se sa che la deve fare subito, probabilmente la fa. Comunque, ognuno resti della sua idea, io ho esposto la mia idea, giurisprudenza al riguardo non ce n'è, quindi non c'è neanche qualcuno che mi abbia dato ragione, qualche giudice che mi abbia dato ragione o mi abbia dato torto. Altro punto che è stato anche questo affrontato, e cercherò di restringere perché poi voglio dare un po' di spazio alle eventuali risposte, ma questi sono quesiti che sono stati posti la volta precedente. La riscossione e le modalità di versamento. La riscossione va disciplinata e le modalità di versamento vanno disciplinate nel regolamento. Se il comune non le disciplina, la legge prevede il pagamento in autoliquidazione. Quindi non c'è più la normativa TARSU che prevedeva l'invio di un avviso di liquidazione. Oggi la legge prevede che il tributo va pagato alle scadenze previsto di rata previste dal comune. E quindi se il comune non interviene per fissare una procedura diversa, il contribuente deve pagare alle scadenze di rata. Il comune in cambio deve rendere disponibile lo sportello per il calcolo del tributo dovuto ed eventualmente inviare un avviso non notificato, quindi far recapitare con le modalità che ritiene più opportune, un avviso in cui sono forniti gli elementi per il pagamento del tributo. Se il comune vuole prevedere la liquidazione, quindi tenete presente che la liquidazione dovrebbe essere un avviso di liquidazione notificato, ciò non toglie che il comune può prevedere una procedura diversa che deve essere disciplinata, cioè il comune deve scrivere come vuole fare. Manderà un avviso bonario, chi non paga non può essere sanzionato, manderà poi cosa lo decide, un avviso di accertamento senza sanzioni addebitando solo le spese di notifica, spese di notifica che comunque possono essere messe nei CARC, scusate, nel piano finanziario, oppure essere poi, o comunque poste a carico ovviamente del cittadino. Cioè, è il dettaglio di... Qui ho avuto ricevute domande e dice, ma cosa dobbiamo fare? Sollecito notificato. Sollecito notificato non è un problema. Cioè, va mandato l'avviso, un avviso di liquidazione, di liquidazione barra di accertamento. I solleciti sono solleciti, quindi che siano notificati o meno non hanno rilevanza. È possibile mandare un avviso, ma deve essere previsto dal regolamento, un avviso di accertamento senza sanzioni, dire non hai pagato alla scadenza, dovevi pagare tot, mi devi pagare entro 60 giorni. Qualcuno mi ha chiesto se si possono prevedere norme più brevi, ma credo che sia al di là che sia vietato, sia anche inopportuno. Se non paghi entro 60 giorni ti sarai sanzionato direttamente, cioè se paghi tardivamente sarai sanzionato con un provvedimento ovviamente di irrogazione di sanzioni, se no, se non paghi del tutto, sarai sanzionato con l'irrogazione della sanzione direttamente in cartella o con ingiunzione. Altre norme obbligatorie, qui credo di essere stato, spero, chiaro, cioè la procedura deve essere prevista dal regolamento, non esistono procedure che ci inventiamo o che applichiamo perché ci sembrano opportune. Quindi chi non le ha previste le preveda entro il 30 aprile prossimo. Tariffa giornaliera e cerchi di rendere più semplici sia per il comune ma soprattutto per il contribuente senza prevedere invio di n provvedimenti. La cosa più semplice se si vuole andare in liquidazione è prevedere l'invio di un avviso bonario e poi eventualmente di un avviso di accertamento senza sanzioni e con solo l'addebito delle spese di notifica e di riscossione.
tariffa giornaliera, obbligatorio che sia disciplinata, la determinazione degli interessi, come ho detto, può essere prevista sia nel regolamento generale delle entrate tributarie che in singolo tributo, le modalità di effettuazione dei rimborsi e delle compensazioni. Qui è obbligatorio prevedere anche la possibilità di compensare, che va disciplinata, e l'interpello. Ecco, poi riduzioni. Ci sono riduzioni obbligatorie e riduzioni facoltative. Io qui purtroppo mi sono un po' disperso, spero di riuscire a... Ho ancora un altro argomento che era stato richiamato dalle domande, quindi che vorrei trattare anche se brevemente. L'importante è le riduzioni, come abbiamo visto, quelle previste dalla legge devono essere comunque previste. Poi ci sono quelle facoltative che possono essere previste o non previste. Devono essere comunque disciplinate. Le finalità delle riduzioni, alcune sono riduzioni che presumono o cioè che vanno applicate, o se c'è stata una riduzione del servizio o comunque non si riesce a usufruire del servizio, o comunque si ritiene che ci sia una minor produzione di rifiuti perché i locali vengono occupati per periodi ridotti dell'anno. Comunque vanno disciplinate, quindi prevedere quando va presentata la domanda di per l'applicazione della riduzione, con che tempi, qual è la portata, quali sono le eventuali documentazioni che devono essere previste. Il finanziamento delle riduzioni e agevolazioni, la normativa non prevede più un finanziamento obbligatorio, prevede la possibilità di finanziamento con entrate diverse nel caso di agevolazioni di carattere sociale. E qui io direi che ci dovremmo restringere solo al finanziamento delle agevolazioni di carattere sociale con entrate diverse, perché qualcuno anche nel webinar precedente mi ha chiesto: ma si possono prevedere modalità diverse per finanziare il servizio? No, c'è l'obbligo della copertura del 100% del costo del servizio con l'entrata tributaria, e quindi eventuali deroghe devono essere previste dalla legge, come è nel caso di agevolazioni di carattere sociale. Tutte le altre riduzioni e agevolazioni, il costo di queste riduzioni deve essere spalmato su tutti i contribuenti e quindi entrare nel calcolo del tributo e quindi essere posto nel piano finanziario. Qui, vabbè, ricordo velocemente riduzioni obbligatorie, onestamente le richiamo. Scusate, le guardo velocemente, ve le faccio scorrere velocemente perché credo che la maggior parte di voi le conoscano. Qui c'è quella famosa sull'abitazione con unico occupante, che ovviamente chi applica il 158 deve evitare la duplicazione, che ne dica il MEF, perché sarebbe veramente aberrante. Io solo quello che richiamo sulle riduzioni, quella di disciplinarle e fare in modo che si riesca a controllare l'effettivo che la finalità per cui è stata introdotta la riduzione sia stata applicata veramente. Ecco, qualcuno ha chiesto quando verranno distribuito il modestissimo fondo di 2/3 per la riduzione di 2/3 in favore dei cittadini italiani. Purtroppo non lo sa ancora nessuno. Vi chiedo scusa, non è mia competenza, ma visto che mi è stato chiesto ve lo dico, purtroppo in IFEL nessuno sa, adesso cercheranno di capire. Tenete presente che comunque saranno 4 soldi, quindi non fateci più di tanto conto, detto molto in maniera forse non elegante, ma molto pratico. Ecco, io avrei finito, però volevo ancora aggiungere rapidamente, prima di passare alle cose, e non so se mi è stato di nuovo chiesto oggi, il piano finanziario. Io qui la materia è estremamente delicata. Sul piano finanziario, un gruppo di lavoro che faceva base al Ministero delle Finanze ha fatto delle linee. E in queste linee purtroppo ci sono scritte cose che, secondo il sottoscritto, io dico quello che penso, che però non deve essere assolutamente condiviso da IFEL, sono prive di senso in alcuni casi.
perché fa richiamo di applicazioni di norme di carattere civilistico anche dove il 158 non lo prevede. Il 158 per alcune poste che devono essere messe a carico del piano finanziario fa il richiamo per la loro definizione a quello che è previsto dalla normativa del codice civile per i bilanci. Però teniamo presente che questa normativa, tra l'altro, riguarda i bilanci consuntivi delle aziende, delle società per azioni, che quindi non c'entra nulla con il piano finanziario, perché il piano finanziario è un budget di massa, è un budget, quindi è una previsione di spesa per l'effettuazione di un servizio. Quindi il richiamo è puramente concettuale, non che si applicano le norme che sono previste dal codice civile per queste casistiche, ma sono solo un richiamo di carattere definizionale. Scusate la brutta parola, ma non me ne viene un'altra. E in particolare per quello che riguarda le minori entrate, no? Quindi le cosiddette quote inesigibili, fa un richiamo ad applicare principi di carattere civilistico che tra l'altro non hanno nulla a che fare con le quote inesigibili di carattere tributario, perché noi sappiamo che purtroppo una quota inesigibile di carattere tributario si determina con un lungo tempo, no? Cioè quando non diventa più riscuotibile. Sappiamo tutti che le norme, tra l'altro sui termini di presentazione da parte di Equitalia delle quote inesigibili, finiscono addirittura nel 2031, no? Per tutti i ruoli, fino al 2013. Quindi siamo in realtà con due realtà completamente diverse. Questo non toglie che se qualcuno, e io lo dico proprio a tutela perché ovviamente, siccome in realtà, dicendo una cosa che io non condivido, il MEF diceva che le minori entrate di un anno possono essere ribaltate sull'anno successivo e che eventuali recuperi di evasione fatti o di riscossione fatti saranno sopravvenienze attive. Se qualcuno ritiene di applicare questa norma, che è molto comoda, onestamente, anche se ritengo che sia, ahimè, illegittima, visto che lo dice il Ministero, lo faccia pure se la ritiene più comoda, e sicuramente il sottoscritto e soprattutto IFEL non si metteranno di traverso. Però io lo volevo dire, quindi si possono. La maggior parte delle domande dice: posso le minori entrate di quest'anno ribaltare sull'anno successivo? Ma il MEF dice di sì. Quindi se volete fatelo. Io ritengo che sia illegittimo, però ognuno faccia il piano finanziario come meglio ritiene in questo campo. Io a questo punto avrei finito, quindi possiamo passare a dare un'occhiata alle. Esatto, come abbiamo detto all'inizio del webinar, adesso possiamo dare un po' di spazio alle tante domande che hanno posto gli utenti. Possiamo partire dalla prima, che mi sembra abbastanza veloce. Veloce, i comunali prescrivono l'attività di accertamento va fatta entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento o a quello in cui doveva essere presentata la dichiarazione nei casi in cui dovesse essere fatta la dichiarazione, quindi può essere l'anno iniziale, no? Diciamo così, cioè di quando un signore diventa contribuente e quindi deve dichiararlo. E ricordiamoci che però poi la riscossione coattiva, quindi l'iscrizione, la cartella o l'ingiunzione devono essere notificate entro il terzo anno successivo a quello in cui è stato notificato l'avviso d'accertamento. Qui poi la tematica sarebbe ampia, però direi credo di aver risposto in sintesi a quello che. Dopo l'invio dell'avviso di pagamento, posto ordinario, sollecito con Poste Italiane, quali altri adempimenti occorre fare per l'applicazione delle sanzioni? L'ho detto, dovete prevederlo nel regolamento, che cosa va fatto, non c'è una regola. La legge dice che deve essere pagato in autoliquidazione, quindi non prevede nessun invio di invito al pagamento, se non come attività volontaria da parte, diciamo, di agevolazione al contribuente da parte del comune. Se poi il comune vuol fare altre cose e vuol riscuotere in maniera diversa, lo deve prevedere nel regolamento. Tra l'altro, io non vorrei spaventare i colleghi perché mi auguro che,
la Corte dei Conti abbia cose più importanti a cui dedicarsi. Però teoricamente chi non ha previsto nulla nel regolamento sulla riscossione e non sanziona chi non ha pagato alla scadenza, in realtà procura un danno erariale. Io in questo sono un po' cattivo, tra virgolette, però chi vuole faccia, preveda entro il 30 aprile delle norme di liquidazione, perché se no deve intervenire in autoliquidazione. Cioè, se no vale l'autoliquidazione e per gli anni pregressi vale l'autoliquidazione, se non era stato previsto qualcosa diverso a regolamento. Questo è quello che devo dire. Poi è chiaro, come sempre, io ripeto, scusate, facciamo una battuta per alleggerire senza portare via l'ansia di me. Io ricordo che anche nei tributi va a applicare il famoso principio di Boskov nel calcio, no? Rigore è quando fischia arbitro. Quindi qui una norma è illegittima o tale solo quando c'è l'intervento del giudice che la dichiara, o di un giudice che la dichiara illegittima o se è un giudice tributario la disapplica, perché altrimenti se nessuno la contesta una norma per quanto sia evidentemente illegittima continua a esplicare, può continuare a esplicare i suoi effetti. Qua sul piano finanziario ho già risposto al punto 3, quindi non. Diventa esibibile viene inserita nel piano finanziario. Io credo di no, però purtroppo, cioè, il ministero lo dice, quindi se lo volete fare, fatelo. Semmai se qualcuno ve lo contesterà, direte che è il MEF che ve l'ha detto. Andatevi a rileggere le linee pubblicate dal MEF. Caso di una società che effettua attività di logistica, e queste sono casistiche particolari. Eventualmente risponderemo ad hoc. No, il regolamento cosa succede? Cioè, le norme di agevolazione, purtroppo il cittadino potrebbe chiedervi di applicarle anche se non le avete previste e quindi si rischia di avere dei grossi problemi, perché per esempio quello che sono le novità obbligatoria, quello del compattamento, di premiare l'utilizzo del compattamento aerobico, no? Delle famiglie o quello delle attività di florivivaistiche agricole. E se non lo prevedete, però il cittadino può dire: ma io ho comprato la compostiera, ho fatto il compostaggio, mi devi applicare la riduzione. Quanto? Boh, se non l'avete previsto, comunque dovrete applicarla e questo signore potrebbe anche fare ricorso e trovare un giudice che vi dice che al limite di scaricare tutta la parte variabile della tariffa, no? In assenza di una previsione. Quindi dico, ricordate, non solo vanno previste, ma vanno anche disciplinate, anche perché non è pensabile in un grande comune di prevedere che chiunque possa fare il compostaggio, magari andando a mettere la compostiera sul balcone, no? Il regolamento tale come si inserisce il piano finanziario del costo di servizio è la base per la determinazione del tributo? No, beh, certo che il piano finanziario è l'elemento per calcolare la determinazione della tariffa. Quindi voi avete il piano finanziario, dovrà essere integrato, il piano finanziario predisposto dal gestore, dovrà essere eventualmente integrato dalle spese sostenute dal comune, quindi spese di riscossione, contenzioso, eventuali quote inesigibili accertate, secondo me, oppure quelle non riscosse, come dice il ministero, ovviamente depurate da eventuali incassi fatti sugli anni precedenti, perché a questo punto allora deve essere applicata integralmente le modalità previste dal Ministero e a questo punto sulla base del piano finanziario andrà fatta il calcolo sulla base dei parametri previsti dal 158, dovranno essere previste le tariffe, l'applicazione delle tariffe, se si applica il 158 o degli altri parametri. Norme facoltative sono quelle, per esempio, delle riduzioni facoltative che sono state previste, cioè la riduzione per la stagionalità è una norma facoltativa, il comune può prevederla o meno, quindi può metterla nel regolamento, può non metterla nel regolamento. Poi magari chi opera stagionalmente lo picchierà l'assessore, ma questo.
Qua un'altra domanda, la 9 è una domanda particolare, andiamo a vederlo. Il tema, si possono regolamentare esenzioni e agevolazioni per l'attività che non posiziona le cosiddette slot machine? Anche in questo caso, quali sono i vincoli e le regole? Qui sono temi abbastanza, credo che vada un attimo, anche questo magari faremo una risposta ad hoc, perché sono temi abbastanza delicati, perché in realtà qui sono riduzioni premianti che esulano dal fatto stesso della riduzione perché si ha una minore produzione di rifiuti o viene o si rispettano le regole, cioè si rispettano le regole, si aumenta o si incentiva la raccolta differenziata. Qui sono premi che sono extra, che sono di difficile previsione. Eventualmente possono essere previste, fermo restando che questo signore deve pagare quello che è la sua tariffa, possono essere previsti con una normativa collaterale eventuali premi a chi non, alle attività che non installano queste cose. A me dispiace perché anch'io sono contro il gioco, così è chiaro, però lo vedo un pochino difficile prevedere un premio che esula dalle finalità della norma. Qui la domanda numero 11 riguarda il PEF, credo di aver detto tutto quello che potevo dire al riguardo. E qui si pone un altro problema, io credevo di essere chiaro. Qua dice un'attività artigianale che produce rifiuti assimilati agli urbani che prova di non conferirlo al servizio pubblico deve pagare. Deve pagare sì. Il comune doveva prevedere con la normativa Tari, quindi deve esserci la norma nel regolamento. Se non l'avete messa, mettetecela. Deve prevedere una previsione di riduzione proporzionale della quota variabile della tariffa. Se non avete la quota della tariffa determinata in base al 158, dovrete prevedere comunque una percentuale massima, riferibile più o meno a quelli che potrebbe essere la quota variabile della tariffa, proporzionale a quello che questo signore dimostra di, non di avviare al recupero. Tra l'altro, stiamo attenti, lui deve avviare al recupero, non deve avviare allo smaltimento. Avviare allo smaltimento è vietato, quindi deve essere sanzionato chi non conferisce i rifiuti che non sono differenziati, non li conferisce al servizio pubblico, viola le norme di legge sull'igiene urbana, quindi deve essere sanzionato in base al regolamento di igiene urbana. E comunque deve essere prevista invece una riduzione della quota variabile della tariffa proporzionale al conferimento di rifiuti per avvio al recupero a un'azienda autorizzata. Quindi qui va prevista una dichiarazione iniziale, questo signore deve dire io una parte dei rifiuti assimilati non li conferisco al servizio pubblico ma li differenzio e li mando al recupero e poi dovrà essere dimostrato ovviamente a consuntivo qual è il quantitativo che ha avviato al recupero e soprattutto che ha pagato il servizio. Io voglio dire perché le fatture, come dicevo anche nell'occasione precedente, si stampano con Word. Invece devono essere anche pagate, quindi bisogna far vedere che c'è un bonifico per un quantitativo congruo, cioè quindi che ci deve essere anche stato un costo congruo, perché io ti riduco il tributo, però tu devi aver prodotto questi rifiuti e dimostrarmi che li hai conferiti con tutta la documentazione conseguente. Poi TAR su scuole, due auto per i quali hanno avuto. E qui è un problema particolare, quindi eventualmente sulla TAR su scuole risponderemo ad hoc. Quello, la 14 ho già risposto, no? Anche qui è sull'esenzione per la raccolta differenziata delle attività economiche.
Questo l'ho già detto, già anche alla 15, che riguarda sempre lo smaltimento dei rifiuti delle attività economiche, l'ho già detto, la raccolta indifferenziata deve essere fatta con conferimento al servizio pubblico. La 16, classificazioni di attività bed and breakfast, risponderemo ad hoc. Sui vuoti anche mi sembrava di essere stato detto, ognuno deve vedere, se è in vuoto, lo ribadisco, la Cassazione prevede che deve essere dimostrata, dichiarata e dimostrata la non utilizzabilità di un locale, non il mancato utilizzo. Quindi, siccome questa norma è estremamente rigida, il Comune può prevedere delle norme nel regolamento interpretative, intendendo cosa vuol dire che un locale sia inutilizzabile o sia in condizioni di inutilizzabilità. Ovviamente deve anche prevedere che la possibilità di controllare che ci sia l'effettivo non utilizzo, cioè che l'inutilizzabilità non sia stata aggirata. Lo ripeto, anch'io sono stato gestore di tributi e quindi so la difficoltà di far applicare in tutti i casi, quindi si possono prevedere casistiche comunque di non applicazione, anche se l'effettiva inutilizzabilità potrebbe essere posta in discussione, però deve essere prevista in maniera molto ben chiara e ben specifica nel regolamento, non applicata con criteri. Con discrezionalità dal funzionario. La normativa, adesso anche la 18 che è sul rimborso maggiorazione TARES, risponderemo ad hoc perché purtroppo manca ancora il dettaglio sui rimborsi. Sui rimborsi c'è la normativa, ma dovrà esserci un decreto applicativo che. C'è un testo che è stato approvato in conferenza Stato-Città, ma non è stato mai pubblicato, forse perché era pieno di contraddizioni. Ma. Questo anche il D19, stessa cosa, semmai risponderemo ad hoc alle due persone. No, se non si paga la scadenza il ravvedimento è possibile, cioè, qua dice perciò se non si paga la scadenza, no, in caso di autoliquidazione ovviamente c'è l'anno di tempo per il ravvedimento operoso, quindi, o eventualmente un ravvedimento più ampio se il Comune ritiene di applicarlo. Tra l'altro, scusate, chi vuole un consiglio, mi permetto. Chi vuole comunque mantenere la normativa di autoliquidazione, oltre ovviamente a fare un'autoliquidazione assistita, cioè magari inviando comunque ricordando ai cittadini che devono pagare le scadenze, mettendo manifesti, mandando un avviso, ampliando l'orario di sportello in occasione delle scadenze, potrebbe essere opportuno in sede di prima applicazione, cioè che in realtà poi è dall'anno scorso. Prevedere al limite sanzioni ridotte per i primi anni, cioè una sanzione ridotta per i tardivi pagamenti, cioè non solo il ravvedimento operoso, ma addirittura al limite una sanzione ridotta proprio tenendo presente che la gente era abituata male, cioè a pagare anche in ritardo. Questo ovviamente è possibile qua con norma regolamentare tale stabilire un'applicazione automatica di agevolazione per disagio socio-economico. Teoricamente è possibile, valutate però le eventuali controindicazioni. Io adesso su due piedi, in questo momento leggendo la domanda, ovviamente il regolamento però poi anche, cioè stiamo attenti, cioè è tutto possibile prevederlo. Però stiamo attenti anche poi alle possibilità di controllo, ovviamente, e soprattutto a cosa succede se poi c'è un abuso di queste casistiche. Cioè c'è il rischio poi che ci siano quasi più difficoltà ad applicare una norma automatica in alcuni casi che non applicare una norma con domanda, no? Comunque io credo che sia possibile sulla carta, poi però vanno valutati tutti i pro e i contro. Posto autocoperto, risponderemo ad hoc, anche
Anno 2013, anno 2009, comunque emette avvisi di permesso parziale di versamento a coloro che non pagano. Prevederà l'iscrizione coattiva che deve essere fatta entro 3 anni, giusto? Sì, certo. Se c'è stato l'avviso d'accertamento, stiamo attenti entro 3 anni da quando è stato fatto. Non stiamo attenti all'iscrizione coattiva e se fate l'iscrizione a ruolo state attenti che deve essere notificata la cartella o l'ingiunzione se non fate l'iscrizione a ruolo. Quindi non l'iscrizione a ruolo entro 3 anni. Deve esserci la notifica della cartella, del provvedimento. Quindi state attenti ai tempi tecnici di produzione di cartella o ingiunzione. La 24 mi sembra anche questa ad hoc, quindi direi che risponderemo per il caso specifico. Benissimo, dottor Dini, io la ringrazio, ringrazio tutti i partecipanti per essere stati con noi. Vi ricordo che il materiale informativo sarà disponibile a partire da domani. Vi lascio il link in chat così potete memorizzarlo. Allora, quindi da domani registrazione e slide a vostra disposizione. Ringrazio tutti e auguro a tutti un buon proseguimento. Arrivederci. Buon lavoro e buona giornata a tutti.